Amiche ed amici, incontriamo Bruno Coriglia, che fa parte del sindacato CISL e che quindi, oltre ad essere un dipendente comunale, è promotore di questa iniziativa che è stata accolta in maniera positiva anche dai colleghi. Dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, Bruno, siete scesi in campo perché il problema ritardo stipendi si è sempre protratto comunque nel tempo. Sì, perché ormai la problematica è diventata insostenibile, in quanto noi percepiamo dal 2012, percepiamo uno stipendio ogni 3 mesi, quindi il sindaco pare che ci paga 3 volte l'anno praticamente, e ormai la cosa è diventata insostenibile, in quanto le famiglie siamo proprio ridotti all'estremo. Abbiamo tutti i risparmi messi da parte in questi anni di sacrifici che abbiamo fatto lavorando al comune, praticamente si sono estinti, in quanto in mancanza dello stipendio non è stato possibile, purtroppo è stato possibile solo attingere a quei risparmi che avevamo messo da parte con tanto sacrificio. Ma ad oggi l'amministrazione comunale, non so chi nella persona, vi ha dato qualche risposta, qualche messaggio? Sì, ad oggi pomeriggio noi abbiamo avuto i vertici provinciali del nostro sindacato, nonché il segretario aziendale della CISL, e abbiamo avuto un approccio con l'assessore Cannarella, in cui ci rassicura che i mandati per uno stipendio sono già consegnati in banca e a breve dovremmo percepire un solo stipendio, che è quello di febbraio. Però, Ma oggi ne abbiamo, se non erro, 12. Fra otto giorni maturerà il mese di maggio, quindi saremo sempre a 3 mesi. Sempre meno 3. E a meno 3, quindi la cosa, ripeto, come torno a dirti, è insostenibile. E noi continueremo fin quando il comune non salda gli stipendi che a noi ci deve. Insomma, devono arrivare, devono portare a livello positivo. Devono portare a livello positivo la nostra situazione. E aggiungo un'altra cosa, che nel momento in cui ogni 27 di ogni mese non verrà erogato lo stipendio dei dipendenti, io scendo di nuovo in stato di agitazione e continuerò sempre con lo sciopero della fame. Domanda gossip: il sindaco è venuto ad incontrarvi in queste giornate? Il sindaco è venuto l'altro ieri sera, che erano le 11:30, aveva la macchina parcheggiata qua, e ci ha detto che la problematica non è molto semplice è complicato. Ci ha riferito che la colpa è dei cittadini che non pagano le tasse e quindi di conseguenza non può erogare gli stipendi. Quindi la colpa è dei cittadini che non pagano le tasse e quindi non vi possono dare gli stipendi. Non ci possono dare gli stipendi.